Buongiorno ragazze, buon sabato. Allora, non volevo neanche girare il video perché non sto bene oggi, ho l'emicrania, mi sono svegliata male, ho la nausea, ho di tutto e di ogni. Però ho detto che a un certo punto bisognerà anche che faccio qualcosa con sto canale perché questa settimana è andato su praticamente niente. Allora, intanto vi metto il mio correttore della tarte, quello che fa il miracolo della Madonna di Fatima, e ci facciamo quattro chiacchiere. Così mando su un video in più. Allora, sto uscendo. La luce fa sempre cagare uguale. Sto uscendo per andare a fare due righe veloci di spesa. Oggi c'è qua mio nipote che prende ripetizioni di informatica dal boss, il mio topastro quindicenne. Tra l'altro, ha un canale anche lui. Siamo tutti una famiglia di canalati. Niente, rimarrà a pranzo con noi, quindi adesso esco a comprare le derrate alimentari per il pranzo e dovrei comprarmi anche la tinta perché vorrei farmi la tinta che domani c'è la comunione dell'altro mio nipote, il fratello, perciò vorrei darmi una sistemata. Più tardi vorrei anche fare il video, non userò il fondo perché ho la pelle già distrutta da questo mal di testa ad ammazzarsi. Aspettate un attimo che vedo se riesco. Forse così è un po' meglio, ma non lo so, vabbè. Ho acceso una luce e vediamo se funziona perché oggi non lo so, la luce della finestra è una figata. Poi non metterò fondo, metterò questo che è la Hello Flawless di Benefit per fissare il correttore e dare giusto una uniformata all'incarnato, ma non volevo proprio. Non sono in vena oggi, non sono, cioè non voglio sovraccaricare la pelle, non mi voglio sovraccaricare io che non mi sento bene. Perché oggi veramente è una di quelle giornate da letto tutto il giorno e ci sarei anche stata se non fosse che. Allora, come blush barra illuminante, voglio usare una roba che mi è arrivata, una cosa che mi è arrivata questa settimana giusta giusta da AliExpress, che è questa, è il Cindy Lou Miniser, che è questo qui. Opla, il colore è questo ed è anche molto carino. Allora, premetto che non so esattamente com'è l'originale, non l'ho mai visto, quindi prendo atto di quello che è. Però è un blush illuminante molto carino e l'ho usato soltanto due volte perché in realtà volevo fare il video degli arrivi AliExpress, che mi sono arrivate delle cose oggi, ma ragazzi, non c'ho tempo, non ho avuto tempo, non c'era la luce, arrivavo a casa la sera che era uno schifo. Adesso questo fine settimana, se riesco a mentalizzarmi un attimo anche sul tubo, vi giro anche un video. Poi, giusto giusto perché mi voglio voler bene oggi, che è una giornata proprio di merda, su tutta la linea e anche oltre, userò la Chocolate Bar. Voi la sapete, è una delle mie palettine preferite. Io tutte le volte che prendo qualcosa al cioccolato lo devo sniffare perché sennò è come se. E in realtà voglio fare un trucco leggerissimo. Prenderò White Chocolate, che è un color panna, che è questo color qui, e lo metto su tutta la palpebra mobile per dare una. Per renderla omogenea e farla rimanere chiara, perché io quando ho mal di testa tendo a soffrire, cioè mi fa male, ho l'emicrania, quindi mi fa male tutta questa parte qui. E se faccio un trucco troppo pesante mi chiude l'occhio. Poi ci metto nella piega, metto questo come colore di transizione che si chiama Salted Caramel. Tra l'altro, il caramello salato è una di quelle cose che a me piace tantissimo. E quando vado in Francia, che hanno un sacco di dolcetti al caramello salato, io mi ci butto. Che è una meraviglia, intanto il telefono sta vibrando, io devo fare super veloce. Ok, così giusto per dare un po' di ombreggiatura. E poi voglio usare Hot Chocolate, che è questo marrone con dei glitterini nella parte esterna dell'occhio, giusto per dare una lieve ombreggiatura, ma è proprio
giusto perché in realtà sono abbastanza convinta sulla linea di non voler sovraccaricare lo sguardo, perché oggi proprio non va. Ho preso due pastiglie stamattina che erano le 9 meno 10, ne ho ripresa una 10 minuti fa prima di venire a girare questo video e sono, cioè, la devastazione totale. Poi c'è quest'ombra di cacca che, vabbè, comunque così è. Tra l'altro mi dispiace perché io invece nello specchio mi vedo così bene e via. E quindi niente, è stata una settimana, non è che sto facendo grandi cose, sono abbastanza atterrita dalla stanchezza. Nella mia vita lavorativa stanno cambiando delle cose e la tensione mi sta un po' uccidendo. In più, come è ovvio che sia, nella vita di tutti ci sono dei momenti nei quali non si riesce proprio a riposarsi. Io sono in un momento in cui non riesco proprio a riposarmi, cioè faccio veramente tanta fatica. Sotto l'arcata sopraccigliare ci metto un po' di white chocolate per dare giusto un po' di contrasto, illuminare l'occhio. Boh, il trucco finisce qua e questo è quanto, perché più di così non si può. Metto giusto un po' di mascara, perché voi ben saprete, se mi conoscete da un po', che il mascara per me non deve mai mancare. Mettiamo questo di Essence, che vi dirò, non è che mi ha fatto impazzire, però una volta che ce l'hai poi lo usi, no? Cioè non è male, però boh. È pur vero che io ho l'impressione di avere le ciglia sfigate da un lato e dall'altro meno. Ma verità è che secondo me questo mascara non è super mega. E non è super mega neanche, ce ne avevo comprato uno recentemente, questo, il Get Big Lashes, che tutti dicono il mascara veramente una merda strepitosa. Per me è, poi non so se qualcun altro. Tanto ho anche questo cosino che dovrebbe essere tipo una specie di illuminante di terra e cose varie, ma cioè, usarlo, vabbè. Sono quegli acquisti che uno non capisce perché li ha fatti. Te lo richiedi, ma non esiste risposta. Va bene. Rossetto, non credo di mettere il rossetto stamattina perché veramente sono insofferente. Il trucco è questo qui, è molto leggero, su toni del marrone, qualche sberluccichino, ma niente di che. Voglio girare il video degli arrivi AliExpress. Sono arrivate delle cosine. Tra l'altro, due, cioè le sto usando già tutte. Sono arrivate questa settimana. Oh, e luce fu. Sono arrivate tutte questa settimana e vorrei girare il video dei nuovi arrivi. Se ho un attimo di tempo durante questo fine settimana, più che volentieri lo giro. Intanto vi metto un po' di acqua alla Freesia, mi dà questa freschezza della quale non si può fare a meno. Poi più tardi vorrei farmi una tinta e decidere cosa mettere domani per questa comunione, perché tra l'altro non ho dato pioggia, che bello. E niente, basta, tutto qui. Era un video per tenervi compagnia, cazzeggiare un po', fare un po' di volume, perché oggi sono veramente a giri zero. Questa cosa che l'emicrania ogni sabato mi rompe i coglioni, mi ammazza. Però è da dire che questo correttore è una grandissima figata, perché comunque schiarisce di brutto. Poi il miracolo, ovviamente. Io non vado cercando miracoli, d'altra parte l'ho chiesto, se ce l'hai te le tieni. E niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.